Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso su Radio Godò, e come oramai sapete ogni sabato dedico uno spazio a degli artisti emergenti, giovani cantautori che ancora non fanno parte magari del mainstream più noto, ma che secondo noi di Radio Godò meritano attenzione e spazio. Generalmente per scegliere chi ospitare in puntata io mi affido ai tantissimi uffici stampa e comunicati stampa che mi arrivano e alle cartoline digitali che ricevo ogni settimana, ogni giorno al mio indirizzo email. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare davvero tutti gli uffici stampa con cui collaboro, perché svolgono un lavoro davvero eccezionale. A volte però mi piace inciampare in qualche nuovo artista, ed è proprio quello che è successo con il prossimo ospite. Lui è un cantautore e rapper napoletano, classe 1998, le sue canzoni sono davvero emozionanti e sono molto contenta di dare il benvenuto a Devi La su Radio Godò. Ciao, buongiorno! Non c'è Devi La? Allora facciamo una cosa, approfitto, mandiamo subito il suo brano Le strade della mia città e poi al rientro facciamo due chiacchiere proprio con lui, Devi La. Le strade della mia città sono tutte rotte e tu sarai più bella di sempre. Le strade della mia città sono tutte rotte. Le strade della mia città, Devil A su Radio Godò, giuro che c'è questa volta. Pronto, Angelo? Eccomi, sono qui. Devi sapere, dovete sapere, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Godò, che la mia vita è una serie di incastri meravigliosi e delle volte pazzeschi e tantissime volte inspiegabili e imprevedibili. In questo momento io mi trovo fuori, sono all'estero, ma non era programmato tutto ciò. Lo so che non era programmato, perché intanto mi hai fatto dimagrire 10 kg, grazie, comunque perché ne avevo bisogno. In ogni caso, secondo me sei nel programma giusto sui casi umani, un po' lo sei anche tu, diciamoci la verità. Detto questo, però, voglio approfondire invece il tuo brano, che ho trovato davvero molto emozionante. L'abbiamo appena ascoltato, si intitola Le strade della mia città. Ecco, nonostante nel testo tu ti riferisca alla tua città, Napoli, e quindi alle strade di Napoli, io personalmente ho intravisto un parallelismo con le strade dell'anima, della vita. Mi sono fatta un viaggio tutto mio o c'è qualcosa di vero in questa mia percezione? Assolutamente vero, è assolutamente vero. Poi ogni canzone viene percepita un po' come si vuole, no? Dalla persona che ascolta, da una sua interpretazione al brano. Il tuo è stato quello più azzeccato, che rappresenta proprio gli step della mia vita, quello che affronto, quello che ho affrontato e quello che so di dover affrontare ancora. Quindi delle volte si inciampa in certe buche, altre volte bisogna scansarle, altre volte per scansarne una se ne prendono tre. Certe volte bisogna anche fermarsi con la macchina, controllare se è tutto a posto e poi ripartire. Le strade della tua città sono dissestate, ma non sapessi quelle di Roma, lasciamo perdere, ma quelle della tua anima invece al momento come stanno messe, le strade della tua vita, della tua anima? Non dirti come sono messe, ma sono da sempre tortuose. Sì, vabbè, decido. Io non lo so, penso di sì, nel senso che anche le mie lo sono, quindi immagino che anche le tue possano esserlo, insomma, un po' up and down. Sì, molti, continuamente. Senti, nel tuo testo dici che tanto se va tutto male scrivo una canzone, ma quindi la musica per te funziona tipo rifugio? Sì. Anche se delle volte non basta nemmeno lei, delle volte mi trovo in situazioni di down totale, lì delle volte scrivo, altre volte medito, altre volte inizio a creare cose, quindi diciamo che la creatività è il mio rifugio. Delle volte creo anche melodie, creo al piano, scrivo l'inizio di un libro che non uscirà mai, quindi il mio rifugio è la creatività, è creare quel mondo che intorno a me non riesco a vedere, e quindi rifugiarmi in un certo senso in qualcosa di creativo. E a differenza di Stupida, che è il tuo precedente singolo, che era un brano diciamo così super positive nel sound e nel mood, Le strade della mia città è una ballad con un retrogusto piuttosto malinconico. Quale dei due sentimenti è quello che ti rappresenta di più? Allora, in tutte le mie canzoni in realtà c'è un filo di malinconia costante, paradossalmente anche in Stupida c'è, però il sound appunto della produzione è diverso, quindi il filo che collega sempre quello della malinconia, della nostalgia, c'è sempre, cambia un po' la produzione, però dati i miei up and down ti direi che mi rappresenta sia Stupida che quelle strade della mia città come stato d'animo. Poi dipende, sono anche molto metereopatico, si dice così? Sì, più o meno.
Vabbè, io ti adoro, David, devi sapere che io ti adoro, cioè nel senso, io ho appena ascoltato le tue canzoni sui social, mi sono appassionata sia a te, la tua musica, sia anche la tua genuinità, ecco, mi sembri un ragazzo molto genuino, molto diretto, semplice, quindi mi piace molto il tuo approccio all'arte, alla musica e a tutto quello che fai, quindi mi permetto di scherzare con te mentre tu stai prendendo un caffè, immagino, non lo so che stai combinando. Sì. Perché... Che bello che riconosci dai suoni ciò che io stia facendo. Ecco. Quel mondo, sì. Sì, è così, è proprio che sto prendendo un caffè perché io sono atterrato proprio da pochissimo qui a Durazzo. Una tazzulella e caffè da napoletano a Durazzo, bah, vabbè, comunque detto questo, dimmi un po', quali sono i tuoi artisti di riferimento? Allora, io sono cresciuto con Fabri Fibra, molti dei miei idoli, non lui, poi mi hanno deluso col tempo e man mano mi sono affezionato a tanti altri artisti, come ad esempio Fulminacci, lo ascolto tantissimo, molto la scena genovese. Sto parlando della New School, ovviamente. Sì. Parlo di Olli, ti parlo di Disme, ti parlo di Brescia, Tedua. Ultimo un periodo della mia vita mi ha veramente accompagnato tanto. Quindi io ti direi pop italiano, anche urban genovese, paradossalmente. Sì. Ligure, la scena ligure che amo tantissimo. E principalmente questi. Okay. E poi c'è Vasco. Vabbè, Vasco soprattutto nel mondo proprio, penso, quindi va bene. Senti, prima di salutarci, questa è Che Caso, noi qua ironizziamo sui casi umani che si incontrano nella vita professionale, sentimentale, amicale, familiare. Hai mai incontrato un caso umano? Allora, svariati, troppi. Io poi tendo a eliminarli come pensieri, come robe, come situazioni, però quelli divertenti li ricordo. Ad esempio, c'era sto tipo che mi sembra seguiva da un bel po' di tempo per strada, no? Allora si ferma, fa: ma io ti conosco, ma io ti seguo da una vita, ma io ti supporto tantissimo, certo, sì, mi ricordo di te, hai fatto TV, eccetera eccetera. Al che iniziamo a parlare, poi il tipo fa: ma come, tu con i balletti della Peparini eri fortissimo? E io mi giro e faccio: bro, ma io cantavo. E insomma questo è stato un caso abbastanza divertente. Poi lì ho cercato di sdrammatizzare la cosa, ho detto sì c'era una che mi assomigliava, però poi... Ma io ti ho visto, sei tu quello delle punte della Celentano, ma come, no, io mi ricordo di te. sì, ma così per buona mezz'ora, che vabbè, si pavoneggiava con gli amici. Vabbè, del resto, se non sono tutti casi umani, la vita non è bella, poi siamo tutti il caso umano di qualcuno e lo saremo prima o poi se non lo siamo già stati. Io ti voglio ringraziare per essere stato ospite qui da noi a Radio Godò, seppur in collegamento telefonico. Prima di salutarci, sì, io volevo una curiosità, ma Radio Godò, perché è riferita a quell'opera teatrale di Samuel Beckett, esattamente, bravo. Ok, perfetto, meraviglioso, io l'ho vista, mi sono rimasto affascinato, meraviglioso, bravi, mi piace. Grazie, grazie, che bello. Allora, salutaci tu prima, anzi prima ti saluto io, poi faccio un bel saluto a Radio Godò, così lo passiamo poi in rotazione. Io intanto ringrazio e saluto, ricordo, le strade della mia città, Devi là su Radio Godò, grazie ancora Devi là, grazie ancora. Grazie a voi e un bacio a tutti i radioascoltatori di Radio Godò.